Ben a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Edo e oggi siamo qui per fare una challenge direttamente al campo da calcio. Cioè, non un campo, ma è comunque un cortile. Siamo qui con l'Accuracy Challenge. Adesso vediamo, vi illustrerò le tre challenge. Saremo io con mio cameraman Alessandro. Saluto Ale. Allora, prima challenge, andiamo di una porta. Adesso vediamo più o meno la distanza, dovremo fare 5 tiri, ogni tiro varrà un punto e pian piano aumenterà la distanza. Tipo, per esempio, iniziamo con la palla non qui perché è troppo facile, da quello dopo, e andiamo in avanti finché ogni tipo. Il primo vale 1, il secondo vale 2, il terzo vale 3, fino al quinto. Vediamo chi avrà totalizzato più punti. Andiamo ragazzi dentro col primo tiro. Andiamo col secondo tiro per Alessandro. Vai Ale. E c'è un altro gol. 2 punti per lui. 2 più un punto di prima fanno 3 ovviamente. Ok, adesso abbiamo il secondo tiro anche per Edoardo. E andiamo. 3 punti anche per me. Terzo tiro di Alessandro. Vale 3 punti per andare a 6. Errore, primo errore di giornata. Terzo tiro anche per Edoardo. Speriamo di andare a 6 punti. Errore. Andiamo col quarto, nonché penultimo tiro per Alessandro. Zoomerò un po' sulla porta. Attenzione! E c'è il gol! Alessandro vola 7 punti, il testa della classifica. Questo gol potrebbe essere fondamentale. Partiamo col quarto tiro per Edoardo. Potrebbe essere un pareggio o quasi una sconfitta. Speriamo di pareggiare. Vai che va! Ed è gol! Eccoci con l'ultimo tiro, tiro decisivo. Vai Alessandro, facci sognare con questo ultimo gol. Parte il tiro. Attenzione! Rete! 12 punti per Alessandro. Adesso devo per forza segnare per pareggiare. Ragazzi, inutile dirvi che questo è il tiro decisivo. Se segno, pareggio e si va al pranzo. Se non segno, vince Ale questa prima sfida di 3. La sfida è finita, 12 pari, solo un errore a testa uguale in quello da 3 punti. Qui adesso spareggio. Andremo da qui, da dove abbiamo calciato per la sfida di 2 punti, e calceremo di tacco. Chi lo farà per primo vincerà questa sfida. Eccoci qui Ale, primo tiro per lo spareggio. Vediamo un po'. Fuori! Vado anch'io ragazzi col tiro per lo spareggio, dai eh. Allora ragazzi, abbiamo qui una palla, seconda challenge. Posizioneremo qui la palla e faremo la cosiddetta Dizzy Challenge. Praticamente faremo 10 giri intorno alla bottiglietta, poi arriveremo un po' tutti, diciamo, frastornati e dovremo calciare la palla di prima in porta. Chi segna ovviamente un punto. Inizia Ale, vai Ale, 10 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dai l'ultimo, 10, calcia, ole, gol.
Vado io, spero di non morire sul campo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, vai! Vale col suo secondo giro, vai Ale! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, dai non morire, otto, nove, dieci, gol, un altro gol per Ale. Secondo giro per me, spero di non morire. Vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Oh, boom, basta! Mi sa che non arriva vivo. Attenzione, tira di sinistro e la scicca. Allora ragazzi, è inutile fare il terzo tiro, tanto ho già vinto Ale e rischiamo solo di farci male, quindi passiamo alla terza challenge. Siamo qui con la terza ed ultima challenge. Il punteggio sta uno io e uno Alessandro. Abbiamo tre palloni, abbiamo la porta centrale e tireremo con questa. Le due bottiglie e incrociamo quelli palloni, quindi con questo tiriamo male. Le bottiglie, due punti, la palla, un punto. Poi andremo da lì. Andiamo dentro con la challenge. Andiamo con Alessandro, prima challenge, vai Ale. Una. Zero punti. Ok, ora andiamo con Edoardo. Primo tiro. Olè! Tre punti. Abbiamo tre punti per me. Eccoci qui, adesso le bottigliette, so che non le vedete molto, ma eccole lì, una e due, valgono quattro punti, entra la porta due punti, abbiamo allungato la difficoltà. Vai Ale! Attenzione! No! La porta vale due e la centra 3 a 2 per andare in vantaggio. Attenzione! Peccato, 3 a 2. Faccio tre tiri, anche se in teoria ho già vinto. Cinque. Cinque punti. Ragazzi, questo video è giunto al termine. Ho vinto io per due challenge a una. Anche Alessandro è stato un buon avversario. Io e Alessandro vi salutiamo. Ciao ragazzi. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché magari arriveranno più video. Adesso ho smesso per un po', abbiamo fatto questa bellissima challenge. Appunto, condividete il video, lasciate un bel commento e ditemi se vi è piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!